Fare un video, una categoria di video che non ho mai fatto, perché è una categoria di video che è tipica, non è tipica di video ASMR, ma è tipica di video normali. Infatti oggi voglio farvi uno showintel fondamentalmente dei miei top. Sarà un misto fra whispering e soft spoken, quello che sentite ora. Il video perché uso questo tono di voce molto 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 raramente, mi dispiace perché mi piace tantissimo, quindi sarà un po' misto. Allora, il primo acquisto del 2020 è la friggitrice ad aria. Adesso vedrete, immagino, una clip, perché è un po' ingombrante, capite, da mostrarvi così, da tenere in mano. Per chi non lo sapesse, cos'è una friggitrice ad aria? Non vi aspettate che abbia l'effetto di una vera friggitrice con l'olio. È un attrezzo in cucina che è un buon compromesso fra forno e friggitrice. Si può usare tutti i giorni, lo uso anche per cuocere le verdure. Oggi ad esempio ci ho fatto il cavolfiore. Oppure un piatto che mi viene benissimo lì sono i falafel, le polpette, gli hamburger di legumi, le patate a bastoncini semplici. Viene bene veramente qualunque cosa lì dentro. E tra l'altro anche diverse modalità, quindi veramente si adatta tantissimo a molti alimenti. La mia l'ho presa su Amazon e costa circa 100, forse 110 euro, ma ho visto, e mi ci trovo benissimo con la mia, ho visto per chi volesse provare l'oggetto e non avesse un budget così alto, ho visto che questa settimana alla Lidl, se l'ho trovata ancora, c'è in offerta tipo a 35 euro, penso sia anche più piccola della mia, però giusto per avvisarvi, ecco. E i link di Amazon che trovate qui sotto sono tutti affiliati, lo dico per onestà, e giù in descrizione trovate anche proprio il link della home di Amazon affiliata, quindi qualunque acquisto facciate attraverso quel link io riceverò una piccola percentuale che veramente straconsigliato. Ho comprato tantissime cose per la casa quest'anno e continueremo a comprarle, però questa in cucina veramente mi ha aiutato tantissimo. E la cosa, il vantaggio anche che ha del forno è, rispetto al forno, è che usi meno olio per rendere le cose ugualmente croccanti, secca molto di meno, quindi la roba viene meno proprio arida, viene un po' più idratata, controlli meglio, la giri meglio, nel senso che non c'è quel calore assurdo che c'è quando apri il forno, e ci mette molto molto meno, a parità di ingredienti ci mette molto meno, quindi non so, per me è veramente diventata indispensabile e spero sia utile anche a voi se vorrete questo acquisto. Il secondo acquisto
Probabilmente ve l'ho anche già fatto vedere in un qualche altro video. Spero sia un acquisto del 2020 e non del tardo 2019. Dovrebbe essere 2020, spero. Questo è il burro cacao dell'Alchemilla. Ha il gusto nocciotella. Penso ci siano altri gusti, tipo anche alla frutta. Non li ho mai provati, ma questo gusto è. Veramente spessissimo, ma perché? Proprio come anche rappresentante skin care, eccetera. Intanto, piccolo disclaimer: ho deciso in questo video di mettere solo ciò che ho acquistato io. Se avessi messo anche ciò che mi hanno regalato e ciò che mi mandano le aziende, sarebbe stato in più, secondo me, rispetto agli altri burro cacao che io cerco. Allora, prima cosa, a me non piacciono i burro cacao che lasciano le labbra lucide. A me piacciono i burro cacao che lasciano le labbra opache, o almeno il più opaco possibile. Non mi ha mai fatto, diciamo, impazzire il lucido sulle labbra. Su di me, ripeto, è una cosa molto personale su di me. Oltre ad avere un odore spaziale e anche appunto opaco, ma idratante e facile da stendere, perché ho trovato altri burro cacao, si dice così, burri cacao opachi, ma veramente duri da stendere, e che erano talmente duri, non lo so, che non idratano neanche, non sento le mie labbra idratate, le sento ancora più secche. Questo è veramente un buon compromesso fra burro cacao morbido, e appena avrò l'occasione sicuramente ne ricomprerò un'altra. Sto cercando di finirne un pochino. C'è la sveva davanti a me che si sta addormentando. E veramente, poi veramente solo l'odore lo rende pazzesco. Ma comprato anche solo per il profumo. Bene. Terzo. Dell'anno sono gli AirPods Pro.
l'ho comprato ad agosto. Non mi sono completamente fatta conquistare dalla Apple l'anno scorso, perché li metto come acquisti top. Anche questa l'altra li ho comprati su Amazon e li avevo trovati leggermente in offerta rispetto al negozio. Allora, io avendo un iPhone dura tanto, sono comodi, rispetto, cioè, ho sentito dire dei primi che cadevano dalle orecchie, cioè, erano un po' larghi, questi stanno bene perché hanno il gommino ovviamente adattabile e quindi sono comodi, non fanno venire male le orecchie, o almeno non se li indossate un numero di ore decente, non vi fanno venire male alle orecchie, cosa che a me capita spessissimo con gli auricolari in generale. Hanno una qualità audio buonissima, buonissima. Sono tanto, sono contentissima di averle acquistate e le riacquisterei proprio senza indugi perché le uso quotidianamente. Questo top 2020 è il POTUS, l'ho anche tagliato, perché il POTUS fra tutte le piante, il POTUS, perdonate la sveva che, vabbè, non vi dico cosa sto facendo, è una pianta. Semplice da mantenere, facilmente propagabile, cercate i tutorial su YouTube, sono facilissimi. Propagare vuol dire creare una nuova pianta da una pianta iniziale e veramente non ha bisogno di particolari cure, è una delle piante più facili da mantenere, fidatevi, io sono tremenda con le piante, poverine, mi piacciono tanto ma non sono portato e anche poca pazienza. Però questo non so, mi dà veramente l'idea di avere una piccola foresta in casa e ho già creato delle due nuove piantine, ci vuole un po' di pazienza ma crescono, costa poco e vi dà una soddisfazione immensa, è bellissimo, ovunque lo mettiate.
E immagino che molti di voi avranno un po' tosse a casa, però ad esempio io a casa di me non ce l'avevo, quindi è proprio una pianta anche da interno, assolutamente. Quindi super consigliata, mi piace tantissimo. E la riacquisterei assolutamente, la pianta con cui mi sono trovata meglio e che più si adatta più a qualsiasi angolo della casa. Poverina, è stata sposata tante volte ed è comunque bella. Ultimo acquisto top, diciamo del 2020, è ciò che indosso. Diciamo questa tipologia di maglia, ecco. Ne ho comprate un paio così. Si trovano dappertutto. Adesso gennaio c'è anche la Fiera del Bianco, quindi si trovano anche in sconto. È una semplice maglia, maniche lunghe, a collo alto, aderente, bella calda, che è comodissima da mettere sia sotto i maglioni, sotto i cardigan. E sta bene nelle gonne perché è bella aderente e sta bene veramente ovunque, vi tiene caldi, come ad esempio anche lo uso come body, praticamente vi tiene caldi, è super adattabile a qualsiasi stile, a qualsiasi modo di vestire, a qualsiasi look, quindi io la adoro. Questo colore, non lo vedete bene, è un colore panna, sì, saprei come dire, e l'ho indossata tantissimo. Si trovano anche senza collo alto, ma a me il collo alto piace tanto perché lo trovo bello sia che esca dai maglioni, sia con i blazer, lo trovo molto bello, con proprio il contrasto fra collo alto e taglio del blazer, non so, mi piace tanto dappertutto, quindi la indosso spessissimo. Io ho sempre notato che io ho tantissimi maglioni, ma zero maglie, mi trovo sempre con zero magliette normali, non so perché. Quindi mi sa che ne comprerò anche un'altra nera forse, perché sono comodissime. E nulla, questi erano i miei top 5 acquisti del 2020. Fatemi sapere quali acquisti avete proprio azzeccato nel 2020. Penso proprio. Sì.
e vi mando un